Era giugno dell'anno scorso quando la notizia della possibile statizzazione dell'Accademia di Belle Arti veniva data dall'ex ministro dell'Istruzione Stefania Giannini in un'audizione in commissione in Senato. È passato meno di un anno e a pochi giorni dall'inaugurazione dell'anno accademico, il presidente Rampini, informando la stampa di un bilancio assolutamente positivo dell'Accademia, che conferma un raddoppio delle iscrizioni dal 2012 ad oggi di ragazzi italiani, cinesi e giapponesi, è arrivata la notizia della firma di oggi dell'accordo di programma con Regione, Provincia e Comune della ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. Grazie a voi. Sul serio un gioiello per la nazione. Anche quello che lei diceva, Presidente, prima è particolarmente importante ed è incredibile che non rilanciamo tutti insieme celermente il significato della cultura per questo paese, che è assolutamente, so che dico una cosa che qua dentro è scontata, però detta non lo è mai fino in fondo. Con la cultura si cresce economicamente, oltre che culturalmente, crescono le nuove generazioni, cresce anche un prestigio che è un riconoscimento anche economico poi al nostro paese. Quindi con la cultura, lo dico così, si mangia. No, lo dico perché è importante saperlo, perché è un investimento. Con i contributi della Regione dell'Umbria, 100.000 euro all'anno, 10.000 dalla provincia di Perugia, 175.000 per il 2016, 150.000 per il 2017 e 140.000 per il 2018 a carico del Comune di Perugia e l'uso gratuito della sede attuale, prende il via per l'Accademia di Belle Arti un nuovo percorso delineato anche dalla legge 208 del 2015 che autorizzava dal 2016 la spesa di 4 milioni di euro a favore delle accademie non statali storiche presenti in Italia. Istituzione che ha una storia antichissima e che ha vissuto vicissitudini diverse, dalla fondazione, dagli statuti, la prima costituzione, le diverse riorganizzazioni, fino al pareggiamento. E questi passaggi sono sempre stati accompagnati da tanti cittadini, da persone che magari non ci sono più, da accademici, docenti e con loro tanti, migliaia di studenti. E allora è anche con uno sguardo a quella storia, a quelle persone che noi oggi qua siamo a sottoscrivere un accordo che consentirà di ancor più garantire una prospettiva a tutti noi, a tutti voi, a chi qua studia e a chi tanto ha investito su questa istituzione.